Voi siete andati a votare? Ma io come faccio a vivere senza uno stipendio? E la gente non ce la fa. Seggi aperti per la consultazione amministrativa, le urne circa 7 milioni di elettori in più di 560 comuni. La sfida di cartello, quella per il comune di Roma, oltre 2 milioni di cittadini chiamati a scegliere il sindaco della capitale. Il prologo dell'imponente servizio di ordine pubblico scorterà il derby che vale la Coppa Italia con circa 1000 uomini in divisa e decine di mezzi provenienti da numerose città italiane e con un impegno economico da parecchi zeri. La gestione della sicurezza nella capitale verrà messa a dura prova considerando che ci sono anche le elezioni amministrative. Astensione. Riastensione. Astensionismo. L'astensionismo. L'astensionismo. L'astensione a Roma ha riguardato un elettore su due. Quelli dell'età mia non vanno più nessuno, perché non hanno capito un cazzo. Da quelli che ieri sono al derby, stamattina li abbiamo visti, sono venuti a votare. Quelli che volevano votare comunque sono venuti oggi. Il problema dell'assenza dei giovani alle urne è più serio. Abbiamo volutamente disinteressati alla politica, perché se io li disinteresso li faccio gli affari miei. Questo è il mio giudizio. Cioè, se i giovani si disinteressano, il potere riesce a fare quello che vuole. Perché il voto che uscirà da qui sarà sempre quello. Difficilmente ci saranno grandi novità, ci saranno piccole novità al massimo. Si considerava già così robusto? Insomma, la sensazione, cioè l'astensionismo che si è visto in questi ultimi due giorni di voto un po' rispecchia un po' il quadro generale che abbiamo visto a partire dalle ultime elezioni politiche sino ad oggi in tutte le rilevazioni anche nazionali che facciamo, insomma, quindi come dire, è proprio quasi forse l'avversario più temuto dai partiti diventa l'astensionismo più che magari delle volte il diretto concorrente. Dove va? Allora, non fa una conferenza, dice una frase senza domande e risaliamo. Va bene? Non fa cose con il microfono vicino. Fa una quindi proprio nel corso dello speciale. Per voi va bene se fa il tavolo per tutti? Per il tavolo va bene per tutti. Il microfono. Sì, certo. Allora, mettete i microfoni al tavolo. Credo che il dato evidente più importante di questo primo turno di voto sia il fatto che arriviamo comunque al ballottaggio e che c'è un fortissimo astensionismo. E combatteremo fino alla fine per avere il miglior risultato possibile per il Veneto. Grazie.
Esatto, è appena arrivato. Il mio appello è comunque a tutte le cittadine, a tutti i cittadini di Roma, perché in questi prossimi giorni mi segnalino le criticità, continuiamo a parlare, io voglio ascoltare tutti per poi lavorare tutti insieme e davvero far rinascere questa città. Questa città ne ha un grande desiderio, ne ha le risorse, ne ha la capacità, l'intelligenza e la vivacità. Dobbiamo uscire da una palude che sembrava insuperabile, adesso lo è, ma dobbiamo superarla tutti insieme e andare avanti, voltare pagina. Lo faremo, lo faremo. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, adesso poi vengo a salutare tutti, Potete farlo dopo? No, dopo. Ma come puoi mettermi in alternativa? Il mio commento è buon appetito. Ovviamente si profila il ballottaggio. Marino è intorno al, anzi è al 43,08%, Alemanno al 30,15%, non bene il Movimento 5 Stelle di De Vito intorno al 12,54%, e poi abbiamo Marchini con la sua lista civica all'8,83%.